mattina? Il solito, grazie. Madonna, sei bellissima oggi. Smettila, lo sai che sono sposata. Ma io non sono geloso. Ah, ma il cioccolatino lo mangi? No, no, da oggi dieta. Ma dai, ma stai benissimo così. Guarda, mi sono lasciata andare troppo ultimamente. Oggi mi è andato male pure un provino. Calcola che quando sono arrivata, sai cosa mi ha detto il regista? Guarda, se volessi avere questa parte dovresti tornare con 20 kg di meno perché sei un po' troppo abbondante. Oh, ma questo regista non capisce proprio niente. Per me hai le forme al posto giusto. Le dite tutti così quando volete provarci. Poi... Io non sono tutti. Per me tu stai benissimo così. Dai, dai. Va bene. Ciao. Con chi sei stata? Ah, amore, ciao, non ti avevo sentito. Ti ci mettere pure tu oggi, è stata una giornataccia, eh? Ah, già, sei stata al lavoro. Cosa hai da ridire sempre sul mio lavoro? Perché è un lavoro quello. Scusa, in che senso? Guarda che io non mi arrendo. Invece dovresti farlo, sai? Senti, questo è il mio lavoro, fattene una ragione. Vabbè, ho capito, io mi vado a cambiare. Ecco, brava, vatti a cambiare. Ridicola. Ah, ce la faremo a mangiare qualcosa poi, sì? Vediamo chi cucina. Amore, prepari tu? Ho fatto un'insalata al volo per cena. Che bello, ti sei rimessa a dieta? Ho fatto tardi e non potevo fare altro. Ok. Allora facciamo così. Da domani tu rimani a casa a cucinare e a pulire questo porcile perché mi fa schifo vivere così. Almeno ti rendi utile. Ce la fai a pulire, sì? Certo che ce la faccio a pulire. Ho sempre fatto tutto, anche quando eravamo fidanzate. Mi sono sempre resa utile. E poi il mio lavoro non lo lascio. Utile a chi? Utile a te stessa. Così come quella volta che ti sei trombata quello sfigato sul set. Giada, ancora questa storia. Ti ho chiesto mille volte scusa. Lo sai che è stato un errore. Non possiamo chiudere questo argomento una volta per tutte. Attenta. Ricordati che ho deciso io di perdonarti. Quindi che facciamo? Cuciniamo o devo ordinare un cinese? Senti, fa un po' come ti pare. Buon appetito. Ok, dai, buona, dai, ti cucino qualcosa. Lara. E tu chi sei? Cosa ci fai a casa mia? Lara mia, come chi sono? Non mi riconosci? Io sono te. Tu sei me, ma che cosa stai dicendo? Per favore, vai via, che se viene mia moglie ci uccide. Non posso andarmene via. Io sono la tua coscienza. Tu parli sempre con me, tutte le sere, davanti allo specchio. È arrivato il momento di guardarci negli occhi e parlare. Ma che stai dicendo? Ma è uno scherzo. Ma chi ti manda? Pochi minuti fa ti stavi lamentando proprio con me, con te stessa, di come ti tratta Giada, di quello che pensa su di te, sul tuo lavoro, sui tuoi colleghi. Lo so, ultimamente mi tratta male, ma lo fa solo per il mio bene. Noi litighiamo, sì, ma facciamo sempre pace. Mi pensa, mi fa dei regali, mi dice frasi dolci.
Se faccio quello che dice lei, tornerà come prima e lo farà solo per amore. Ed io le voglio credere. Cara mia, tu non riesci a vedermi come dovresti. Forse quando avrai la mente più libera capirai. Capirai tutto. Lara! Oh, con chi parli? Ma stai cucinando o stai preparando uno dei tuoi provini? Vabbè, dammi un bicchiere di vino, va. Il vino? Ma sei proprio rincoglionita? Vabbè, mi è passata la fame. Vado a letto. Adesso ti senti solo al mondo? Hai paura di non riuscire a ricominciare? Pensi che perderai tutto a causa di quella di quella là? Lo so. Il dolore ti sta distruggendo. Devi combattere e andare avanti, altrimenti avrà vinto lei. Ti sembra facile, vero? Guarda. Guarda cosa mi ha fatto. Lo so benissimo. I tuoi lividi sono i miei. Io ho tanta paura. Io sono qui per aiutarti, ma non devi più ascoltarla. Devi porre fine a tutto questo. Sai cosa mi ripete sempre? Che sono un incapace, che sono una buona a nulla e che solo lei può amarmi. No, Lara, non ti ama. Una persona che ama non ti picchia, non ti calpesta, non ti fa violenze. Ma come faccio? Dove vado? Non lavoro da mesi. Sono sola. E poi lei mi ama. Punto. Ma che... Si mi dice sempre che sono una fallita. No. No, no. Questo è quello che lei ti mette in testa. Ma lei in realtà ti sta distruggendo. Ti farà del male. Ti lascerà delle ferite indelebili. No, no, no. Lei lo fa per il mio bene. Lei è il mio angelo custode. Angelo custode? Lei è il diavolo. No, non è vero. Lei è buona. È solo stressata. Ma mi ama. Lara, vieni a letto, dai. Cosa fai ancora in giro per casa? No, aspetta. Lo so. Per te è difficile. E a fatica dimenticherai determinati incubi. Ma ti assicuro che un bel giorno tu ti sveglierai. E l'unica cosa che ti dirai sarà che ormai è tutto finito. Meglio che vada a letto. Amore, pagnottella, dove sei? Facciamo pace, ciao amore, come sei sexy. Io non sono la tua pagnottella. Io non sono neanche il tuo giocattolino, non sono un oggetto. Mi fai male così. Pronto? Oi. Ciao. No, no, ma che disturbi, figurati. Mi stavo annoiando. E quindi? Ma racconta pure. Aspetta. Ma c'era che Valeria? Lo sapevo, ce l'ho venire anch'io. Stronza. Lara, sei lì? Oi, dai, scusa. Apri la porta. Apri la porta. Apri la porta. No! Tu mi fai paura, io non ce la faccio più. Non ce la fai più a fare cosa? Io non ce la faccio più a stare qui dentro. Me ne devo andare, mi stai distruggendo. Oh, ma dove vuoi andare? Dove vuoi andare? Dai, apri. Apri la porta, lo sai che mi incazzo, apri la porta!
Apri, cazzo! Ma lo vedi che alla fine fai sempre quello che ti dico io? Oh, mi sono preoccupata veramente, lo sai? Pensa che stavo per chiamare Greenpeace e dire che c'era una balena spiaggiata dentro il mio bagno. Che cazzo fai? Dai. Oh, vaffanculo! Stai calma, stai calma. Io ti ammazzo! Stai calma, eh. Amore, su, mettila via, è vera. Ci facciamo del male, davvero. Cosa hai paura adesso? Stai tremando, eh? Amore, dai, ti voglio tanto bene, lo sai. Scusami, ti chiedo perdono, davvero. No, senti, allora facciamo così, adesso tu metti giù la pistola, perché tu lo sai che io ti amo, no? È stato solo un momento così, io mi incazzo, ma poi mi passa, lo sai. Torna tutto come prima, metti giù quella pistola, però ti prego. Dai, dammi un abbraccio, eh? Mi dai un abbraccione? Vieni qua, amore mio, vieni qua. Ci abbracciamo. Ah, ecco, brava, piangi amore. Brava, tesoro. Su, piangi, che passa tutto. Piangi, sì. Piangi, amore mio. Sì. Una pistola. Certo che sei proprio senza cervello, lo sai. È giovane, è un'attrice. Tutta presunzione e niente cervello. Che te pensavi di fare là dentro? Il Far West? Uscivi, pum! Lo sai perché non ti prenderanno mai a fare un provino a te? Perché sbagli location. Devi andare al circo a fare i provini, è quello il tuo posto. La cercano la donna cannone. O volevi fare Giulietta? Con questo culo? Ma dove vai? Una Giulietta borderline, forse, sì. Giulietta cannone. Giulietta Cannone! Otto anni senza di te. Perché? Non si dovrebbe mai arrivare a fare quello che abbiamo fatto. Non esiste condizione o comprensione più severa. Vedi, ora sei libera. Ma a che prezzo? Ma non ti preoccupare. Io con te ci sarò sempre. Siamo una cosa sola.